vi ringraziamo di essere venuti e stasera facciamo questo workshop Cristiano Saveo, Leica SL con gli obiettivi M. E cercheremo di sfruttare al massimo sia le capacità della macchina sia comunque anche il modo in cui voi pensate alla foto prima di scattarla, e sfruttiamo al meglio quello che abbiamo a disposizione. Ho sentito a volte delle persone che mi dicono però io quella foto non sono riuscita a farla perché ero in questa situazione. In realtà penso che basta un minimo di ingegno e i risultati li portiamo a casa lo stesso, fondamentalmente, no? Quindi cerchiamo di utilizzare quello che abbiamo a disposizione in quel momento. Ad esempio questo è un ritratto che ho fatto a Fabrizio Bosso ed è da una situazione dove in realtà non dovevo neanche fare delle foto. In questo caso, dopo aver passato una giornata con lui, abbiamo detto ciao, facciamo una foto, ok? E la luce che ho utilizzato è soltanto il LED del telefono. C'era una terza persona, ho chiesto se per favore mi poteva dare una mano per tenermi la luce. Quindi è per questo che dico, a volte ci si ferma davanti a delle cose, ma in realtà abbiamo la possibilità di utilizzare veramente qualsiasi cosa quando facciamo foto, che sia la luce del telefono, che sia la luce di una vetrina, che sia un lampione, senza per forza pensare di avere chissà che cosa dietro, no? Questo ritratto che ho fatto a David Alan Harvey, anche qui ho utilizzato la stessa tecnica, anzi qui ancora in modo diverso, perché la luce del telefono l'ho indirizzata verso un foglio bianco. In tutte queste foto io sono solito esporre dalla parte dove c'è la luce. Mi piace molto quando si divide la faccia fra l'ombra e la parte un po' più illuminata. Tutte queste foto che vi sto facendo vedere sono state fatte con SL e Opticam. Ho utilizzato soltanto un faretto, tra l'altro un faretto di questa sala. Essendo la SL una macchina mirrorless, quindi senza specchio, io ho la possibilità di scattare con dei tempi anche molto, non dico molto lunghi, ma mi posso permettere di scattare con dei tempi un po' più al di sotto della soglia di sicurezza del mosso. Questa l'ho fatta con l'SL, un 50 mm f2 su Omicron, mettendo l'esposizione sull'occhio, come spesso faccio, sempre comunque in abbondanza di ISO. Lavoriamo sempre, ho sempre lavorato, quasi tutte le foto che state vedendo sono tutte quasi a 3200 ISO. Steve Williams è un batterista molto famoso jazz, e ho messo questa foto perché secondo me è molto importante, quando facciamo dei ritratti ma anche quando facciamo fotografia, è importante non fermarsi al primo scatto, perché anche nel momento prima è importante magari fare qualche scatto, perché con la fotografia cosa succede? Si racconta qualcosa, no? In questo caso il ritratto ufficiale non è questo. Però in questo caso, lui quando è andato di fianco all'orologio ha cominciato a dirmi che il tempo era importante. Beh, primo piano, fossi spostato leggermente sulla sinistra. Mi piace lui che guarda di là, mi piace quell'altro dietro che invece guarda. La composizione delle foto verticali io la trovo sempre molto più complessa rispetto alle foto in orizzontale. Questa è bella, questa qua in realtà racconta una situazione. Questa è bella. Mi piace molto, è una cosa che faccio spesso anch'io, taglio le teste, a me piace. Anche quello è importante, utilizzare qualcosa come quinta che introduca lo sguardo nella foto funziona sempre. Ragazzi, io ringrazio voi, è stato un piacere. Spero vi sia stato utile in qualche modo.